Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, in mia compagnia Antonio Stanco, che della LIDU, però io direi ovviamente radicale, perché se noi diciamo radicale non possiamo che dire appunto Antonio Stanco, perché c'è una storia dietro e ci sono degli impegni per quanto riguarda le libertà civili e le battaglie a tutto campo, non soltanto italiane ma io direi anche transnazionali. Sì, decisamente, ormai sono una trentina d'anni che mi occupo di battaglie transnazionali per i diritti umani, quindi in tutto il mondo, con diverse organizzazioni nell'ambito del Partito Radicale, molte cose le ho fatte, come sapete, insieme con Marco Pannella soprattutto, ma anche con Nessuno Tocchi Caino e con altre organizzazioni dell'area. Qui, come dicevi, rappresento la LIDU, la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, che ha una lunga storia perché fu fondata nel 1919 ed è una delle organizzazioni delle quali mi onoro di fare parte. Recentemente sono stato per un anno di base a Parigi con Ensemble contro la pena di morte e mi sono occupato di organizzare il congresso mondiale contro la pena di morte che si è tenuto a Oslo in giugno, ma tutta la mia attività per i diritti umani riguarda soprattutto i diritti politici e civili, quindi questa marcia di oggi che segue una tradizione della quale ho fatto parte anche qui per molti anni, fin dall'inizio, questa marcia è appunto per quei popoli, ma io direi soprattutto per quegli individui facenti parte di popoli, etnie, gruppi minoritari che in tutto il mondo si vedono privati dei loro diritti fondamentali. La libertà oggi, che appare tanto scontata per magari le giovani menti, direi io, per gli adolescenti che magari sono pronti a partecipare su Facebook, a mettere un mi piace ad esempio, ma non a scendere alle volte in campo, in piazza, come invece si faceva una volta, che ci si organizzava, i radicali ne sono un esempio, e si manifestava per, non so, per il divorzio, ma anche semplicemente per il diritto alla libertà di esistere. Esistere e di autodeterminarsi. Sì, certamente è molto più facile, ma anche solitamente del tutto improduttivo rimanere fermi con dei commenti su Facebook o su altri social media. In realtà si tratta di far sentire la nostra voce, individuare gli obiettivi, i target, gli interlocutori. Ora questa è una marcia che avrà la sua eco anche attraverso i media radio televisivi, speriamo qualche giornale, e secondariamente sui social network, ma la cosa importante è farci sentire da quelli che hanno un certo potere decisionale, quindi in realtà si tratta di una tappa all'interno di un cammino che prevede la presentazione dei documenti a istituzioni sovranazionali, al Parlamento europeo, alla Commissione, ai parlamenti come quello italiano. Noi chiediamo in generale ai governi dei paesi democratici, che dovrebbero essere tali, di fare pressioni adeguate nei confronti dei regimi che calpestano sistematicamente i diritti umani dei propri stessi cittadini. Quindi si tratta di un momento di manifestazione pubblica, ma è inserita in un quadro di iniziative che devono essere continue. Quindi bisogna tenere sveglia la coscienza e l'attenzione verso queste iniziative. Ogni anno appunto si svolge questa marcia internazionale, ma durante l'anno continuano queste battaglie, come ad esempio dicevi tu adesso con la LIDU, che penso sia oltre che sul sito internet, ma anche su Facebook, su Twitter, quindi si possa vedere quali sono, diciamo, le battaglie e come aderire. Certamente il sito è liduonlus.it, su Facebook c'è la pagina della LIDU Onlus, è possibile iscriversi, così come è possibile anche donare il 5 per 1000, perché si tratta appunto di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Abbiamo molte centinaia di iscritti in Italia, penso che potrebbero essere di più, e che insieme, così come insieme con il movimento radicale, con le altre organizzazioni siamo oggi, insieme fare molte cose e cercare di far progredire la causa dei diritti umani nel mondo. Perfetto, io ringrazio di nuovo ancora Antonio Stanco per l'intervista e il tempo che ci ha dedicato. Ripetiamo che siamo
siamo qui oggi alla nona marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, e auguriamo appunto ad Antonio Stango buona marcia e soprattutto di continuare con queste battaglie di libertà e di laicità, perché è sempre importante vigilare. Senz'altro, grazie a voi.